Benvenuti ragazzi amici YouTube, come va? Sono sempre io Dragonfire. Come vi avevo promesso, un video su una recensione di Softair. Eh sì, è così, ho scelto un M14 per questa recensione, perché molta gente me l'ha consigliato. L'M14 è un M14 a molla e credo che sia, cioè credo che io sia il primo italiano a fare una recensione di questo tipo di arma. Allora, iniziamo subito dicendo che questo fucile è un fucile low cost, però molto ma molto ma molto carino. È della Cybergun, come vedete, quindi marca anche buona, molto buona. Diciamo subito che l'ho pagato ben poco, neanche tanto, non l'ho pagato tanto. Allora, andiamo a vedere un attimo le caratteristiche. Fa 305 fps e 93 metri al secondo. 0,6 joule con qua ci sono 200 pallini, tiene fino a 200 pallini e un 2,64 libre, quindi 1,2 kg. E poi vabbè, c'ha lo spin up e va a molla, funzionamento a molla, come si legge lì. Ok, il fucile non è in ABS, ma è in tecnopolimero. Come i calci dei fucili, diciamo, della Well, in poche parole, tipo dei VSR10 o di quelli della AMG, in poche parole, tipo l'L96, questi qua. In poche parole è fatto di quel materiale. Non è un'arma, come vi ho detto, di un prezzo altissimo, è un low cost, però molto carina perché io qua c'è scritto 0,6 joule, ma secondo me 0,6 joule, altro che 0,6 joule, è molto di più, secondo me. Almeno provandolo un pochettino così mi sembra un 0,80 quasi quasi, eh? Cioè come un pochettino le pistole elettriche di potenza circa. Non mi sembra proprio. Cioè devo dire che tira molto molto lontano, non ha una grande potenza, però di tirare lontano ci tira molto molto lontano, veramente è un'arma fatta molto bene, con tutto che è low cost, eh? Fatta molto bene. Non l'ho cronografata, ma comunque è una buona. Sembra una buona arma per iniziare a giocare un po' a Softair anche fra amici. Ok, andiamo a vedere un pochettino quello che c'è dentro. Come vedete, la scatola si presenta così. Come vedete, qua c'è un firepower che è il nuovo, diciamo, non so bene, sarà il nuovo tipo di fucile che sono fatti così con firepower. Comunque, andiamo ad aprirlo. Buttiamo via questo cazzo di robo. Come al solito, librettini del cazzo in cinese. Come fare, diciamo, come smontarlo e come fare tutte quelle robe lì, la sicura e quelle puttanate là. Comunque, un librettino cinese-inglese, solito schifezza. Andiamo a vedere la cinghia. Un pacchetto di pallini, probabilmente scaduti, avariati, andati a male. E saranno un 0,20 dal peso, sembrano. Due cinghie, cioè due pezzi per la cinghia, dei plasticoni di merda che si spezzano in mano. E il caricatore con la molla. Lo vedete qua così. E qua ci si può caricare dentro i pallini. Poi facendo così, poi vi faccio vedere come si fa magari. Facendo così, i pallini entreranno tutti qua dentro. Ok? E poi vediamo la replica. Se si riesce a staccare, giustamente. Non si riesce a staccare. È incollata. Ah, oltre alla replica, sotto la replica troviamo, come vedete, diciamo, pulisci canna e questa merdata qui che non serve un cazzo. Ok. Allora, la replica è così. Qua, come leggete, vabbè, sotto sopra, aspetta che ve lo giro, c'è scritto max 0,6 joule, non si riesce a leggere perché non va a fuoco, eccolo qui, 0,6 joule, naturalmente doveva andare a fuoco, doveva bruciarsi. No, allora, è una CQB RIS, nel senso, un M14 CQB RIS. I materiali non sono malissimo. D'altronde è un solito low cost, cioè di plastica, diciamo. Però non sono fatti neanche male, però.
Scusate, prima mi è venuto un po' il singhiozzo. Non sono fatti neanche male. Caricamenti a molla tramite questa leva, che è la leva di armamento. Come sentite, la molla è ancora un po' nuova, si sente che balla dentro, diciamo un po'. La punta, lo spegnifiamme rosso, veramente una grande merda. Io lo colorerò sicuramente. Poi qua c'è il mirino. Non so se si vede, credo proprio di no. Comunque qua c'è questo mirino qui. E poi va a finire qua in alto, che adesso vi faccio vedere com'è. È così. Stile AK, diciamo. O M14, comunque l'M14 è fatta così. Poi abbiamo qua sotto questo per staccare il caricatore e questo per bloccare il grilletto. Così è bloccato. Così è sbloccato. Ok? Il calcio è un calcio molto semplice. Poi qua abbiamo due attacchi per la cinghia. Un race, due laterali, uno sotto, due laterali e uno sopra per le ottiche che arriva fino all'otturatore, che è questo pezzo qui, come vedete. Questo qua. Ok? Il meccanismo dovrebbe essere, almeno il meccanismo di blocco e di scatto dovrebbe essere in metallo, credo. Ok, comunque, come vedete, il caricatore è così e il fucile si presenta in questo modo, come vedete. Il fucile è questo. Ok, poi si stacca così, prendendo questa si stacca. Non credo che ci voglia un tecnico per sapere queste cose. Comunque, a mio parere è un fucile abbastanza carino, ma andiamo a vedere la prova di tiro, che la farò in casa perché fuori c'è un vento della Marianna. O magari vedrò se posso anche farlo un po' fuori, ci provo. Ah, una cosa molto importante, ragazzi, è che finalmente sono riuscito a trovare un modo per filmare le partite di Softair. Non userò una GoPro o una telecamera molto bella, ma userò un semplice cellulare, sinceramente. Però comunque verranno i video abbastanza bene, che si capiscono. Non sono in HD, scusate, ma comunque. Si vedrà, si capirà abbastanza bene cosa sto facendo, come sto giocando e comunque spero vi piacciono le partite che farò. Quindi magari vi farò vedere già subito come è fatto questa specie di telecamerina che ho creato io e lo testeremo direttamente su questo fucile e vi faccio vedere un pochettino come spara tramite quella telecamerina lì. Vabbè, poi vedrete. Allora, niente, andiamo al test di sparo. Ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ragazzi, eccoci qua con il test di prova di tiro. E adesso sparerò su quel cartone lì. Sono qua fuori. Come vedete c'era un po' di vento e quindi volava via tutto. Ho dovuto attaccarlo sopra un albero. Non so se notate. Credo di sì adesso. Ok, e sparerò su quel bersaglio lì da molto molto lontano. Dovrebbe essere circa una ventina di metri comunque. Ok, adesso vi faccio vedere come spara questa M14. Ok ragazzi, allora, come vedete, non ha beccato molte volte il cartellone, perché i pallini sono da 0,20 e sono molto molto leggeri, quindi col vento non riesco a beccare tanto bene il cartone. Adesso vi faccio vedere da sopra il fucile, così vedete un pochettino quanto tira e come spara, ok? Ok, rieccoci qua ragazzi, come vedete sono riuscito a trovare un modo per montare il cellulare sopra al fucile, come vi avevo detto prima,
Il cellulare d'altronde non è l'iPhone, quindi non si vedrà benissimo come l'iPhone, però spero l'apprezziate. Comunque il bersaglio è quello, non so se lo vedete, e io cercherò di sparargli. Ok, adesso farò un tiro un po' più lontano, ad esempio su quell'albero, così vedrete quanto tira. Ragazzi, il video non è stato fatto benissimo quello sopra il fucile, però spero comunque lo apprezziate. Per adesso è solo un prototipo, lo sistemerò più avanti, e poi vi farò dei video fatti meglio magari. Allora, comunque, andiamo alle conclusioni del fucile del nostro qua M14 a molla che ho fatto. Molta gente secondo me pensava un M14 elettrico o un M14 di chissà che costo, ma non costa tanto ed è un fucile che comunque spara abbastanza lontano. Secondo me arriva quasi a un 0,80. Sinceramente, secondo me ha una molla un po' modificata e questa è una cosa buona per il suo prezzo. Veramente un prezzo molto basso. Potete trovarlo su Anticaporta del Titano comunque. Allora, stavo dicendo poi, i contro sono che non ha l'OPAP regolabile. Questa è una cosa bruttina. Se avrebbe l'OPAP regolabile sarebbe molto 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 migliore, perché con dei pallini molto più pesanti avrebbe molta più precisione, ma molta più gittata. Però con già i 0,25 devo dire che tira abbastanza lontano. Non è male, non è male, con i 0,25. Con i 0,20 addirittura li spara dove cazzo vuole. Quindi comunque ha molta potenza. Bisogna trovare i giusti pallini per dargli una buona precisione. Secondo me un 0,23 sarebbe il pallino ideale. 0,23 grammi sarebbe il pallino ideale per questo fucile. Poi a secondo anche la molla, perché d'altronde sono fucili che sono fatti un pochettino. Ci sono quelli che sono un po' più debolini, quelli che sono un po' più forti. D'altronde sono fucili low cost, non hanno tutti la stessa potenza questi fucili qua a molla. Devo dire che per il suo prezzo, come vi ho detto, è buona. Non è una cinesata per niente, veramente fatta bene. D'altronde è un low cost, però per il suo prezzo, come ho detto, è fatta bene. Lo ripeto anche una terza volta, è veramente fatta bene. Spero comunque vi piaccia questa recensione. Come vi ho detto prima, forse non ve l'ho detto, non mi ricordo, credo di sì, forse. Comunque farò un secondo video. Ah, ve l'avevo detto. Nello scorso video, quando ho suonato col piano, sì, vi avevo detto che avrei fatto due video questa settimana. Credo proprio sì di fare due video questa settimana, ma molto vicini. Credo che lo farò prima uno e poi un altro. Di un'altra cosa che mi è arrivata insieme a questo fucile, giustamente. Ho fatto un ordine unico e vi farò l'accensione anche di quella cosa che mi è arrivata, che è una cosa comunque molto utile. Non è un fucile. Ve lo dico subito, ma è una cosa utile per giocare a soft tie. È veramente di basso prezzo, ma molto buona. Comunque, niente. Da Dragon Fire è tutto. Spero vi sia piaciuta la recensione. Per chiarimenti, scrivete nei commenti, fa pure rima. Mettete un mi piace e iscrivetevi. Ciao!